L'innominato andò alla camera della vecchia e picchiò all'uscio con un calcio. «Chi è? Apri!» A quella voce la vecchia fece tre salti e subito si sentì scorrere il paletto degli anelli e l'uscio si spalancò. L'innominato dalla soglia diede un'occhiata in giro e al lume d'una lucerna che ardeva su un tavolino vide Lucia rannicchiata in terra, nel canto il più lontano dall'uscio. «Chi t'ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci?» «Sciagurata», disse alla vecchia con un cipiglio iracondo. «No, ma si è messa dove le è piaciuto», rispose umilmente colei. «Io ho fatto di tutto per farle coraggio, lo può dire anche lei, ma non c'è stato verso». «Alzatevi», disse l'innominato a Lucia, andandole vicino. Ma Lucia, a cui il picchiare, l'aprire, il comparir di quell'uomo, le sue parole, aveva messo un nuovo spavento nell'animo già spaventato, stava più che mai raggomitolata nel cantuccio, col viso nascosto tra le mani e non muovendosi se non che tremava tutta. «Alzatevi, che non voglio farvi del male, posso farvi del bene», ripeté il Signore. «Alzatevi», tonò poi con quella voce sdegna d'aver due volte comandato in vano. Come rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si alzò subito in ginocchioni e giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un'immagine, alzò gli occhi in viso all'innominato e riabbassandoli subito disse: «Son qui, m'ammazzi!» «Ma v'ho detto che non voglio farvi del male», rispose con voce mitigata l'innominato, fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore. «Coraggio, coraggio», diceva la vecchia, «se ve lo dice lui che non vuol farvi del male». «E perché?» riprese Lucia con una voce in cui col tremito della paura si sentiva una certa sicurezza, quella dell'indignazione disperata. «Perché mi fa patire le pene dell'inferno? Cosa le ho fatto io?»